In compagnia di Maria Luisa Bigai, che ha curato le letture e l'interpretazione di alcuni testi in questa presentazione, le chiediamo intanto un po' il nesso tematico con l'argomento del libro, che è la Prima Guerra Mondiale, alcune storie personali che sono state raccontate dall'autore, e poi c'è un aneddoto personale che le chiediamo di raccontare su una piccola, diciamo, un piccolo conflitto nel conflitto. I testi, in realtà io ho scelto una poesia di Giuseppe Ungaretti, che per l'appunto è stato un milite non ignoto e che è sopravvissuto al primo conflitto mondiale e che in maniera sublime ha espresso quanto fosse la parte spietata, che in qualche modo poi è risultata evidente a tutti, e anche quale fosse la parte straordinariamente affettiva e vitale che ha fiorito dentro le persone che sono state in qualche modo nella trincea, di come si siano creati dei sentimenti profondissimi di umanità e quindi anche in realtà di rifiuto della guerra in senso profondo. E la scelta di Ungaretti è stata legata anche al fatto che il libro inizia, il libro sono 11 racconti, e tutti di personaggi che rientrano poi nel gruppo detto dei militi ignoti, ma in realtà inizia con una specie di prologo ed è un testo in versi scritto dall'autore, e la forma che ha scelto è ungarettiana, quindi con dei versi brevi, spezzettati, pieni di interrogativi, tra l'altro proprio al milite ignoto, quindi in qualche modo questa parte diciamo di fiction, ma in realtà non è di fiction, poi è di invenzione, però insomma è diretta dell'autore contemporaneo, faceva rima a un clima che è quello che magnificamente, diciamo, ha scolpito Ungaretti. Invece, diciamo, la parte, chiamiamola di aneddoto, è relativa alle grandi contraddizioni che rimangono vive e cruciali rispetto a questo conflitto, di cui infatti si parla anche poco, forse proprio perché non sono molto sanabili, e sono che nella mia origine, cioè che il mio bisnonno era un doganiere austriaco in quanto stava a Trieste, e che mio nonno formalmente è nato austriaco in quanto è nato a Trieste. Quindi uno degli aspetti di grandissimo conflitto nel conflitto è stato proprio anche questa spaccatura lacerante fra le nazionalità, il momento in cui si sono davvero creati poi i confini. Trieste era austriaca, poi è diventata italiana proprio in seguito al primo conflitto mondiale. Poi c'è tutta la questione dell'Istria che diciamo non aprirò adesso, però di come diventa mostruoso che dei territori, tutti i territori, perché a ogni passo c'è una parte di territorialità e di cultura diversa che prosegue, che procede, e invece quando violentemente per questioni politiche viene tirata una riga ci sono delle spaccature, delle lacerazioni che rimangono insanabili. Questo era, diciamo, un aneddoto non tanto divertente, ma sapido. Grazie. Grazie.